l'ampio popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Fabio Nobile, come sta andando questo congresso? Ma sicuramente il congresso è importante, la base fondamentale del congresso è stato un documento che ha dato un respiro strategico alla discussione. Adesso il tema è dargli le gambe a questa discussione e costruire la conseguente iniziativa politica che ci permetta di praticare gli obiettivi che ci siamo posti. Beh, Ferrero ha detto che non ci sono condizioni per un partito comunista. Vendola non vuole ricucire vecchi cocci. Qual è la strada? Ma io credo che per quanto riguarda la questione dell'unità dei comunisti, la federazione della sinistra rappresenta un terreno importante dell'unità d'azione tra i comunisti, almeno quelli che sono all'interno dei partiti più rappresentativi da questo punto di vista, che sono il PDC e Rifondazione Comunista. Quindi va praticata l'unità d'azione e vanno cominciati a mettersi i paletti fondamentali su cui costruire questo processo. Evidentemente la crisi del capitalismo, la crisi reale che esiste e che è sotto gli occhi di tutti, pone le condizioni perché le ragioni dell'unità dei comunisti, il rilancio di un progetto di trasformazione della società sia messo in pratica. Evidentemente per quanto riguarda Vendola noi crediamo che il rapporto unitario a sinistra sul terreno dei contenuti vada praticato e ovviamente chi lo rifiuta indica una strada che è quella della fine della sinistra, e questo credo che sia una grande responsabilità che Vendola sta mettendo in piedi, traducendo il berlusconismo, la cultura del berlusconismo, del leaderismo come pratica politica a sinistra. Noi crediamo che invece la discussione vada tenuta aperta, nonostante questi dinieghi sia rispetto all'unità dei comunisti, sia rispetto al lavoro unitario a sinistra, è un elemento di battaglia politica, non è scontata, ma non possono essere un freno per continuare a insistere su questo terreno. Siamo un partito con tantissimi giovani, ci sarà un rinnovamento nella continuità come auspicava di Liberto? Questo ovviamente lo vedremo nelle prossime ore, credo che sia un dato. Io quando dicevo che bisogna dare le gambe al progetto ovviamente parlavo anche della necessità di costruire un rinnovamento e anche mettere nelle condizioni tanti quadri che hanno lavorato in questi anni e soprattutto la nuova generazione a costruire questo percorso. Evidentemente anche sul processo di unificazione questo tipo di lavoro è importante e speriamo che anche Rifondazione faccia la stessa scelta, cioè quella di lavorare a un rinnovamento che possa anche permettere di rendere più facile il percorso di unificazione dei partiti. La presenza di Ingroia cosa significa per questo partito? Ma sicuramente rappresenta un punto importante rispetto alla lotta che Ingroia fa contro la criminalità organizzata, il valore di questa battaglia che non è una battaglia soltanto di legalità, ma dentro la battaglia di questa battaglia per la legalità c'è una lotta tra le organizzazioni criminali che rappresentano un pezzo di come in questa società si accumula capitale, ci si arricchisce a spese della maggioranza della popolazione. Questo riguarda originariamente il sud del paese, ma ha ormai un'estensione di carattere internazionale. Quindi crediamo che dentro il programma e dentro una piattaforma di lotta la battaglia contro le mafie che si stanno radicando in un periodo di crisi hanno maggiore forza proprio per quello che rappresentano e per le risorse che possono mettere in campo, sia un elemento importante che la sinistra non può dimenticare.